qui. Alzare un po' il volume. Ecco qua. Listen, I just can't stand people. We've done all this together, and they... I do understand your feel. Ajna, you acted rashly. I know. I guess I'm really sorry, everybody. What's done is done. Ah, salve Paolo, come stai? Come stai Paolo? Da quanto tempo? Ciao, saluti. Ciao, saluti. Opa, per favore. Paio imburrato. Ciao opa, non so chi sei. Hai il nome familiare. Mi ricordo un panino col burro che giocava su Clash of Clans. Non è che sei tu? Ah, mi ha sfondato. Grande memoria, è lui vero? L'hai portato tu qua? Che clan? Il clan di Paolo. Stavi anche su Discord, mi sembra. Panino col burro. Non ti ricordi mai un cazzo, ti sei ricordato sta cosa? Sì, stiamo in giro a far salutare Opa agli streamer. Ma chi è Opa? No, non so chi sia Opa. Altrimenti l'avrei salutato. Ah, nessuno. Un saluto ad Opa. Allora, facciamo un salvataggio precauzionale. Ecco qui. No, abbiamo già buoni saluti anche uno streamer di 900.000 follower. Cioè, fra tutti i messaggi che scrivono, leggono proprio il vostro.
Come fate a far leggere il vostro... E poi perché lo state facendo? Masseo. Ma perché lo state facendo? Perché siamo sadici. Ma sta cosa non fa soffrire nessuno però. Doniamo bits o abbonamenti? A me ieri mi hanno donato qualche abbonamento. Ad altri streamer però. Però non ho mai capito a che servono gli abbonamenti. Ho capito solo che servono a sbloccare le emoticon, però non è che è tutta questa utilità. Doniamo per essere letti. Ah, ecco. I sub ti fanno guadagnare un totale di euro. I sub. Sempre se non stanno sott'acqua a vedere la barriera corallina. Sì, gli abbonamenti. Andate a continuare il vostro giro? Allora, qui cosa devo fare? Così. E poi vado di qua. Vuoi un panino? Sì, ma lo fai con... Allora ci metti i funghi, provola, patatine, kebab e salsa greca. E un po' di burro. Ecco qui. Adesso mi butto sotto alla ricerca di segreti oppure vado sopra direttamente. Andiamo un attimo sotto. Che non riesco. Sì, 30 euro. E allora dammi solo il panino senza niente dentro. Dammi solo il pane. Questo nemico è buggato, non parte lo scontro. 50 euro solo il pane. Ma sei un folle. Sei un folle. Ah, qua dove sono venuto, sì. Mille euro solo pane e a burro. Sei un po' caro, sei più caro di Carlo Cracco. Ma si è buggato il gioco. Ah, ecco qua. Io sono meglio di Crack. Tu sei Carlo Crack. Gli ho insegnato io a cucinare a quel fallito. Carlo. Ah, ecco. Ma tu sei un amico di Paolo. Cioè, sei un amico di classe di Paolo.
No, l'ho rapito, hai rapito Paolo. Come ti permetti di rapire il capo del clan? Se non sbaglio, tu nel clan non ci sei più. Mi hanno cacciato al clan perché eri troppo forte. Allora sfiguravi con noi, ci facevi sfigurare e quindi ti hanno cacciato. Perché eri più forte di Paolo. E Paolo, preso dalla rabbia, ti ha cacciato. Ok, proseguiamo la nostra avventura verso l'infinito e oltre. Panino imburrato. Dove mi trovo qui? Ok. Panino imburrato è il mio idolo calcistico. Ah. Ma come mai hai scelto questo nick Panino imburrato? Cosa rappresenta per te un panino imburrato? Vediamo se qui troviamo un ring cell. Si scende. Cosa c'è qui sotto? Forse è per risalire sopra. È di qui? Dove stiamo andando qui? Ah, è una strada secondaria. Oh cazzo! Che cos'è sto coso gigante? Mi sa che non dovevo venire qui. Ho scelto questo nome che rappresenta qualcosa di semplice, ma talvolta le cose semplici sono le più difficili. E inoltre, che mondo sarebbe senza panino col burro? Esatto. E inoltre il panino col burro non conosce mai crisi, perché quando il cibo viene a mancare, le ultime cose che rimangono sono sempre il pane e il burro. E quindi il pane col burro è come se fosse una sorta di supereroe, perché dà da mangiare ai poveri. Azpeppe. Lo riusciremo ad uccidere a sto coso? O faremo una bruttissima fine? Mi sa che faremo una bruttissima fine. Osserva la mia disfatta. Questo gioco si chiama Indivisible. Cioè Indivisible. Ed è un gioco pieno di personaggi strambi e a volte difficile. Sono morto. Non ho più chance di sopravvivenza. No, non posso fare nulla. Mo creano il personaggio Ultra Bolt. Dai, se sono fortunato li riesco a resuscitare. No. 100% efficace. Tiragli del pane e burro. Riproviamo. Aspetta, però voglio andare prima dritto. No, perché è andato sotto, mannaggia. Che cazzo sta succedendo?
No, adesso ci riesco perché mi conservo la barretta che sta in alto a sinistra per curarmi. Vai, sfondatelo. Così adesso nel caso di morte li posso resuscitare. Menagli il burro nella... Non si dice, panino. Mi dissocio. Mi dissosso. Dai che ce l'abbiamo quasi fatta. Ah. Ma questo si difende, sto scemo. Vai, colpo di grazia. Dai. Ah, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ma quello non è un boss, quello non era un boss. Era un mostro normale. Allora, qui si torna verso la morte, ok. Un mostro fatto di crack. Tutto merito di Carlo Crack. Dovremmo tornare su. Ci fa tornare sopra. Sì. Ah, quindi sei un bot ancora di più. Esatto. Allora. Poi ci sono anche molti altri personaggi, come puoi vedere qui a destra. Non li ho sbloccati tutti, però ce ne sono anche altri, però per adesso questi qua sono i miei preferiti. Facciamo un bel salvataggio di precauzione. Ah, ho sbagliato, aspetta. Ecco qui. Prossimamente ti porto anche Tonino. Chi è Tonino? Chi diamine è Tonino? Ma è tutta gente del clan. Mi aiuto cuoco? Perché tu fai il cuoco? Aiuto fuoco plus. Io sono uno chef stellato. Ah. Meglio di Carlo Cracco e poi come si chiamano gli altri? Bastianovic. Poi ci sta quel napoletano ciccione che non mi ricordo come si chiama. E poi ci sta pure quell'altro là con gli occhiali. Bruno Barbieri, esatto. Andava giù, sì sì. Ah, prima Paolo, prima ho ideato una nuova battuta. Te la racconto. Una nuova battuta inventata da me. Ma come quel napoletano ciccio. Non mi veniva il nome. Allora, conosci Alessandro Siani? Alessandro Siani è un comico napoletano. E sai cosa succede quando Alessandro Siani si arrabbia? Ecco. Cosa succede quando Alessandro Siani si arrabbia? Succede che diventa Alessandro Saiyan. Alessandro Saiani. Aiuto. Get out there, fight!
Ti è piaciuta? Ora mi meno dal balcone. Alessandro Super Saiyani. Che bello. Ma non ti vergogni. Ah, lei è rimasta buggata lì. E dove mi ritiro? Mi ritiro a deliberare, come fanno i giudici. Allora, curiamoci. Devo spegnere un po' la stufa. Ecco qua, mamma mia. Un bel salvataggio e siamo quasi sulla cima. Lei è la vergogna dell'universo. Ma come ti permetti? Non si permetta mai più di dire queste cose. Altrimenti io la denunzio. La denunzio alle autorità incompetenti. Ti consegno i carabinieri. Mi dissocio. Paolo, sai so cosa hai fatto, Paolo, prima. So cosa hai fatto circa un'ora fa. No, vuoi vedere, indovino cosa hai fatto, Paolo? Ci scommetti? Cosa scommetti che indovino cosa hai fatto? Paolo ha paura. Cosa vuoi scommettere? Dimmi cosa vuoi scommettere. Un nuovo personaggio. Paolo, ti arrendi? Stavo per dire agli streamer di... No, ancora prima. Ancora prima. Non lo dico, dai, non lo dico. Altrimenti Paolo si spaventa. No, non voglio cadere giù. Ah. Cosa vuoi scommettere? Dimmi prima cosa vuoi scommettere. Mi dissocio. Ah, è troppo in alto, non ci vado. Attenti alla denuncia alle autorità celesti, addirittura. Non lo dico cosa hai fatto. Appena ti posso donare bits, te ne do 20. E cosa devo fare con i bits? Cosa si fa? Cosa si fa con i bits? Sono soldi di Twitch. Ah, e 20 bits a cosa corrispondono in euro? Sono la moneta di Twitch. Sarebbero 20 centesimi, penso. Annaggia.
20 centesimi. Ah, buono, buono. 20 centesimi mi compro un ottavo di caffè. Un quarto di caffè mi compro. Annaggia, non faccio in tempo. Via, presto. Presto. Poi te li tassano e te li danno dopo un tot di tempo. Ah, buono, buono. No, che cazzo ho fatto, annaggia. Perché sono sceso giù di nuovo? No. Annaggia. Dove sto adesso? Ah, mi ha dato un passaggio. Mi ha fatto salire direttamente sopra. Meno male. No. 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 E se mi uccido di nuovo? Ecco qua. Quindi fate il calcolo. Pensa che 100 bits sono 2 euro. È qualcosa. Ho capito, ho capito. Dici che cazzo ho fatto? Altrimenti ti mando un sicario. Mi dissocio. Ecco qua. Ci sono riuscito. Salvataggio. Siamo quasi arrivati al posto dove ho combattuto il boss per la prima volta, però dobbiamo andare oltre. Aspetta, non ho capito cosa devo dire. Ah! Praticamente hai fatto... stavi vedendo i gol di Insigne. Dico, beh, stai vedendo i gol che ha fatto Insigne. Ora dice, come faccio a saperlo? Questo anche ieri l'altro io sto guardando i pezzi. Esatto. E non ti chiedi come faccio a saperlo. Lo sa... esatto, sì. Lo stato di discordia. Come diamine faccio ad andare là? No, che ca... aspetta, forse... come ho fatto prima? Ah, ecco, così. Soltanto ora lo sto scoprendo. Allora, aspettate, mi è scappato un bambino dalla cantina. Li devo legare meglio. Non li stavo guardando, veramente. Mi dissocio. Mi dissocio. Bravo Paolo, denuncialo. E fallo andare in prigione e butta via la chiave. E caccialo pure dal clan di nuovo. Invitalo prima e poi caccialo di nuovo. Non te cura me. Mo ti leggo anche a te. No, aspetta, devo prima. Annaggia. Ecco qui. Ti cucino con le aragoste vive. Ti faccio diventare un salame e ti metto nel panino. Sembrano tutte minacce. Ah, ciao. Ciao Vanilla, come stai? Tutto bene? Sei riuscita a risolvere i problemi? Ahahah.
Ehi, si va. Eh sì, va bene, poi quando le devi pagare le aragoste vediamo chi ride. Ecco qua, credo di aver superato la zona del primo boss. Quindi devo andare più avanti. Chi era questo? Ah, ci sta pure Alessandro super speciale. Ciao Alessandro, come stai? Todo bien? Oggi siamo pieni di gente. C'è Vanilla Ice, poi ci sta Paolo. E ci sta anche il panino col burro. Nel caso hai fame. Questo è un gioco che si chiama Indivisible. Indivisible. Eccoci qua, siamo arrivati. Di nuovo? Sì, qua è dove abbiamo affrontato il boss qualche puntata fa. Quindi adesso stiamo salendo ancora più in alto sul monte Sumeru. Meno male. Di banca e affilazione, ho capito, ho capito. Meno male che è risolto. Comunque, mi dispiace che... Vanilla, se mi senti, mi dispiace che le mie battute non ti piacciono, però sono fatto così. Mi piace scherzare. Posso donarti 100 bits? 100 bits sarebbero un euro, credo. Come faccio ad andare sopra? Ah, ecco, 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 ho capito. E devono accettare la richiesta di affilazione. Ah, ho capito, ho capito. Tu hai già raggiunto il traguardo. Sì, i 50 follower già ce l'hai, pure di più. E penso pure hai fatto dei 3 spettatori contemporaneamente là. Io sto più dietro, sto ancora a 30 spettatori. Cioè 30 follower, voglio dire. Ne ho 98, io sto ancora a 30, mannaggia. Sempre più su. Però faccio da 2 settimane. Fatevi sponsorizzare, sponsorizzazione a vicenda. Allora andate a seguire tutti Vanilla Ice. Vanilla Nabifreya. Andatela a seguire. Di solito fa just chatting e a volte porta dei giochi. Come non vuoi, Vanilla Ice. Mi piace chiamarti Vanilla Ice. Non offenderti. Ti faccio host. Aspetta, host. Mi fai hoste. Perdona l'ignoranza. Cosa significa che mi fai host? Un personaggio di un manga, sì. Ti vedono nel mio profilo mentre fai sta live di merda. No, mannaggia. Comunque ti ringrazio Vanilla Freya. Io purtroppo, essendo un novizio di Twitch, non so come si fanno certe cose. Devo andare a sinistra o a destra? Sono la bitch di Vanilla. Ecco qui. Mo però non so se ah ok, devo andare a destra allora. Annaggia.
Se vedi da cellulare una live, c'è il simbolo di condividi e clicchi ospita. Ho capito. Ciao Paolo, ci vediamo. Paolo va a farsi altri giri dagli streamer ha detto che contattava gli streamer per fargli salutare Opa. Quindi deve finire di fare il suo giro. Pablo Escobar. No! Ciao panino col burro, a presto! Divertitevi! È da un bel po' di tempo che non escono nemici. Che nome, panino imburrato. Per il 1° gennaio avrai un montaggio di gente che dice Opa. Ah, state... ci sarò anche io, Paolo. Ah, meno male. Ma questo posto è senza nemici. Meglio così. Si sale sempre più su. Ormai stiamo andando tipo nel regno degli dei. Domani chiamo per la linea e spacco i culi. Oh, vacci piano, Vanilla. Non essere troppo violenta, sei pur sempre una donna. Devi essere gentile. Freya, mi dispiace, volevo farti vedere degli scontri, ma qui non trovo nemici. Volevo farti vedere la battaglia. Non devo essere violenta. Volevo farti vedere qualche scontro. Mannaggia. Ah. Mannaggia, perché sempre là? No! Oh, ce l'ho fatta. Fai la risata malvagia. I versi di statizia. Sì. Si chiama Anja, si chiama. Vedi il nome? Ah no, Ajna. Si chiama Ajna. E poi ci sono altri personaggi qui. Però a me sto cane non mi piace. Facciamo tornare Torani. Ajna. Ajna, no, mangia. Ajna credo sia un nome russo, non lo so. Un luogo mistico. Qua usiamo la lancia. E qui invece? No, volevo. Vediamo se ci riusciamo. Ok, a posto.
Eccoci qua. Freya, ti sta piacendo questo gioco anche se non ti ho fatto vedere le battaglie? Come si faceva a fare? Ah, ecco qua, così si fa. Carino, dai. Ah, ciao Dixit, come stai? Sto andando un po' avanti con Indivisible. Credo di essere arrivato tipo a metà gioco. Metà gioco, poco più di tre quarti. Dove essere sta? Freya, ti presento Dixit, anche lei è una ragazza come te. Aspettate, no! Allora, ciao dico in latino. Ciao. No, si chiama Dixie Moore, però la chiamo Dixit perché è un soprannome carino, mi piace. Fin quando a lei va bene la chiamo così. Se si inizia ad arrabbiare mi picchia, allora smetto. E dai, perché non ci riesco? Vai! Ah, finalmente. No! Che devi fare? Gli piace Dixit. anche Freya ha iniziato a fare delle live da poco. Da circa 2 settimane. Se vuoi seguirla, sei libera. Anche Dixit fa le live. Allora. Freya, ma anche tu sei napoletana. Vabbè, lei non da poco a 1300. Sì, lei è più esperta, diciamo. Ecco qui. Io da 1 settimana e mezza. E dove cazzo devo andare? Siciliana? Sì, ma io solo per divertimento. E anche io. No. Ma perché mi muoio sempre? Sono una schiappa. Anche per compagnia. In realtà trasmettevo su YouTube. Che tipo di video facevi? Sempre gameplay? No. Ma 6 anni fa. Ma Dixit, eri famosa su YouTube? Eri una YouTuber? Ah, forse ho capito come devo fare. Credo di aver capito come devo fare, aspetta. Usiamo i fiori. Ecco qui, finalmente. No! Devi montare, eccetera, e poca interazione vera, ho capito. Ah, che cazzo. Beh, avevo 4500 iscritti, poi ora sono 2800, mi pare, comunque. Forse che hai abbandonato il canale, quindi si sono disiscritti. Sono rimasti soltanto quelli più affezionati. Sì, esatto, infatti. E poi bisogna avere un certo tipo di carattere. Cioè, non hai quel carattere che urli sempre
Non guadagnerai mai follower. Quindi mediocre. Allora, vediamo un po'. Sì, YouTube te li levi in automatico. Ma alla fine hai fatto bene a venire qua su Twitch. Tanto non è nemmeno un lavoro. Quindi che ti importa, diciamo. Vabbè, diciamo. Sì, su YouTube diciamo 4.000 sono pochi. Qui sono molti 4.000, per esempio. Eh sì, però su 4.000 devi vedere quanti di questi 4.000 sono attivi e quanti di questi 4.000 ti seguono mentre fai la live. Comunque, Freya, non voglio essere antipatico, come dici tu. Ho paura di darti consigli, aiuto. Ho paura che se ti do un consiglio tu mi sbrani, quindi meglio se sto zitto. No, volevo... Cioè, volevo solo consigliarti, non so, di trovare un modo, una persona che conosci che ti può aiutare a risolvere tutti quei problemi tecnici, in modo tale... Perché immagina una persona che magari non ti conosce, no? Viene per la prima volta a vederti e vede tutti quei problemi. Magari subito se ne va. Cioè, non lo sto dicendo per fare l'antipatico. Sì, ho capito. Comunque ti prometto che non dirò più niente. Perché ho paura di te. Ci sono persone con 400.000 iscritti e li seguono in 2.000. Mamma mia. Ma poi di... No, Freya, meglio di no. Mi fai troppa paura, aiuto. Le donne quando si arrabbiano sono molto pericolose. No, perché non ci riesco? Solo perché è 2 settimane e mezzo che chiamo. E ancora niente. Dai, ce la farai, Freya. Sì, ma qui come devo fare? Come diamine devo fare, la mannaggia? Cambio operatore. Fai bene. Sempre se dipende dall'operatore. Dai, come faccio ad andare là? Dai, non ci riesco. Facendo speed test. Ah, ecco, ho capito. Voi cosa fate di bello? Dixit, cosa fai di bello? Ci riuscirò stavolta? Ce l'ho fatta! No! 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 Mannaggia! Ce l'avevo fatta! Ciao Freya, buono studio! No! Dixit, non mi dire niente, ma sta parte non riesco a farla. Io lavoro, sono un progettista, tu che fai?
Io purtroppo da quando c'è stato il lockdown ho perso il lavoro. Mo sto aspettando che si stabilizzano un po' le cose per mettermi alla ricerca. Perché in questo periodo non ci sono persone che ti assumono, mannaggia. Mannaggia. Mi metto a piangere, Dixit. Non so farlo. No. Fa. No. Ah, un po' di concentrazione. Ok, poi vado qui. Poi vado di qua. Silenzio, forse ce l'abbiamo fatta. Ok, forse ci siamo. Ci siamo. Non cadere. Sì, sì. Ce l'ho fatta finalmente. Che fatica. Dixit, ma tu giochi da computer? Oppure hai qualche console? Ah, solo da play. E che ne pensi di prendere anche tu questo gioco? Mi pare che adesso sta scontato a 20 euro. Se ti piace potresti prenderlo anche tu e metterti alla prova per capire quanto sia difficile. Infatti non trasmetto sempre. Qualche volta che fai una live, non so se ti ricordi, mi puoi avvisare, voglio venire a vederti. Mannaggia. Ecco qua. No. No, di nuovo qua mi ha portato. No, no, grazie, anche se è difficile, non è il mio genere. Qual è il tuo genere di gioco preferito? Ah, il tuo gioco preferito è Rocket League. Me l'hanno detto ieri. Io dovrei questa sera dopo le 21:30. Ah, ottimo, allora passo a vederti. Cosa porterai stasera? Principalmente gioco e parlo insieme. Io invece quando sto con zero spettatori non parlo, resto zitto, perché giustamente se non c'è nessuno che mi guarda ho imbarazzo a parlare da solo. A me piacciono i Souls. Ah, se ti piacciono i Souls, io ieri ho iniziato Dark Souls 1. Assassin's Creed 5 Valhalla, quello non posso vederlo perché me lo spoilero. Quindi se porti quello non vengo. Comunque ieri ho iniziato il primo Dark Souls e stranamente sono andato abbastanza bene. Sono morto poche volte. Io parlo uguale, sono una pazza.
In bocca al lupo. La ringrazio. Allora, vediamo un po' se ci riesco. Ti piacciono i... Non faccio la storia, comunque pulisco la mappa. Ah, nel senso che... è venuto Kaji? È vero, è venuto Kaji. Ah, salve Kaji, come va? Tutto bene? Sto un po' andando avanti in questo gioco. Sperando di non fare una brutta fine. Allora, qui si torna giù, ma non voglio tornare giù. Voglio andare su. Ti ho fatto il ride? Ah, io purtroppo non me ne accorgo quando fai ride. Perché era sulla PlayStation. Comunque, grazie per il ride. Io i ride ho imparato a farli pochi giorni fa. Magari qualche volta, se appena finisco sei ancora in linea, ne faccio uno a te per ricambiare. Comunque la ringrazio mille. A posto. Li puoi fare con l'app? Sì, infatti mi hanno detto, me l'ha consigliato Jordi, che quando finisco la live vado sulla chat su cellulare, faccio lo slash ride e poi scrivo il nick. Sì, infatti dopo, appena sconfiggo il boss, chiudo la live e faccio un bel ride. Allora, mi ha detto la tizia che posso potenziare qualcosa, andiamo a vedere. Questo sembra Majin Buu. Ah, mi servono 25 ring cell. Tu? Ok, adesso siamo più difesi. Ma quanto manca per il boss? Cosa hai portato oggi, Kaji? Ho visto... mi pare che stai facendo Daymare, quello di... quel gioco horror con il tizio di Black Panther. Sì, esatto, la PlayStation 4. Aiuto! Sto streamando da PlayStation 4 perché ho un computer di cacca. Se vuoi aggiungimi... ah, e... come ti chiami sulla PlayStation? Ti chiami Dixie Moreg. Adesso ti aggiungo, aspetta un attimo, arrivo ad una zona franca e ti aggiungo. Ecco qua. Allora, abbiamo lo stesso problema, sì, lo so. Allora, quindi ti chiami Dixie Moreg. Adesso provo ad aggiungerti. Allora, vediamo. Come si fa? Amici? Allora, amici. Poi... richiesta di amico? No, qui devo fare cerca. Cerca. E scriviamo Dixie. Dixie. Mo. La R maiuscola. Reg. Niximo Reg, ecco, non ti trova. Aspetta, ho trovato una Diximor che c'ha la faccina gialla, forse sei tu. Non so se sei tu. Aspetta, torno a vedere la chat sul gioco. Puzza, c'è niente. Dixie, ma per caso tu come immagine di profilo hai una faccia gialla? Cosa puzza ciù? Ma che stai scrivendo, puzza ciù? Ma forse è un emoticon? Ah, il tuo nick! Ah, pensavo che era quello di prima! Allora, aspetta, se adesso ti... Allora, vediamo. Amici.
Allora, puzza ciu. Vediamo se ti trova. Ti ha trovato, c'hai la faccia di Annabelle, mi sembra. Livello 475, immagino che sei tu. Allora, invia richiesta di inimicizia. Ecco qua. Invia, ecco qua. Ecco qua, ci sono riuscito. Ci sono riuscito, Dixit. Sei fiera di me? Ecco, adesso arriva il boss. Finalmente. Hai visto? Sono stato bravissimo. No! Solo che io non ho PlayStation Plus, quindi se qualche giorno dobbiamo giocare assieme, dobbiamo per forza andare su Rocket League. Il tuo gioco preferito. Posso chiederti quanti anni hai, Dixit? A destra o sinistra? Di qua? O di qua? Ok, qua non c'è niente. Tu e questo giocatore ora siete amici. Well, hello. Sono vecchia. Quanti anni hai? 30 anni, 30 anni come me. O più vecchia. 35 anni. 40 anni. Non si chiede ad una signora. Ah, signora, quindi sei molto più grande. Quindi penso almeno 50 anni. Di più di 50 anni. Com'è possibile? Sei sempre esistita. Non hai una data di nascita. Ma che... Accendiamo la stufa. Non arrabbiarti, Dixit. Adesso, appena sconfiggo questo boss, faccio un bel salvataggio, se ci riesco, e poi chiudiamo la live, anche perché ne ho tra i 30 e i 40. Immagino 35 allora, la via di mezzo. E non arrabbiarti! Perché ti arrabbi sempre con me? Ashina si è trasformata. Ashina, don't give in to your anger. Ashina, by doing this you're... Stai facendo manipolare. My dear sweet Ashina, you're being just as destruct. Ma tiene 49 barre di vita. Io come faccio? Come faccio a batterla? Qualcuno sta arrivando, tutti al riparo. Ah sì, ogni volta... Allora, quando vorrai aiuto su Dark Souls, fammi sapere, ovviamente, con il plus. Con il plus. Il problema è che io... Il problema è che io l'abbonamento plus non ce l'ho. Non l'ho mai fatto in vita mia. Magari... Se vorrai aiutarmi, magari con qualche suggerimento. Qualche suggerimento mentre faccio la live. Io non sono molto bravo in Dark Souls, sono riuscito a finire soltanto il 3. Dark Souls 3
sono riuscito anche a battere i boss del DLC. Anche il drago nero, non mi ricordo come si chiama. Il drago nero nel DLC del 3, come si chiama? Non mi ricordo. Ma perché cadono giù? Non vi suicidate. Dovete colpire lei, non dovete suicidarvi. Cazzarola. Sono morto. Sì, ma ero bravo. Esatto, Midir, ma ero bravo. Mo ho perso. Infatti in Dark Souls 2 i DLC li ho soltanto iniziati, ma non li ho finiti. È la stessa cosa nel primo, non l'ho mai finito il DLC. Anche perché ho fretta di provare giochi nuovi. Allora quando sto più di un mese su un gioco subito devo metterlo da parte anche se non l'ho finito. Ok, vediamo se stavolta riusciamo a batterlo. Ok, ogni volta che spara il raggio laser perde metà vita, da come ho capito. O un terzo di vita. Io no, li devo prima finire poi passo ad altro. Ti prometto che riuscirò a finire Dark Souls 1 facendo anche il DLC e sconfiggendo Astorias e l'altro, come si chiama? Manus. Manus il nano maletico, là, come si chiama? Ecco qua il secondo proiettile. Adesso dovremmo riuscire a farglielo fare l'ultima volta. Bene, ci conto. Se non ci riesco, cosa fai? Ah, sono riuscito a pararmi, meno male. Ecco qua. È l'ultima volta? Oppure dobbiamo fare una... Sì, credo sia l'ultima volta. Non può stoppare. Non sa nemmeno che siamo qui. Ma posso fermarla. Ajna! Ah sì, adesso lui si sacrifica e perdiamo questo personaggio. Non potremo più usarlo. Peccato, perché questo personaggio con i capelli bianchi era molto forte. E adesso che succede? Li hai uccisi, è colpa tua. Ah, non ce la faccio più. Appena riesco a salvare, ce la svigniamo. Mi sento, lo sai come mi sento? Dixit, mi sento un po' i sintomi influenzali. Solo che non ho la febbre. Non è che ho preso il COVID, però io non sono uscito. Dove devo andare? Questo posto sembra infinito. Dar, you're... Someone, get me out! Rosmi, help me! Somebody! Hai finito? Ho quasi finito, devo solo arrivare a un punto in cui posso salvare la partita e poi addio. Ma io da qui non riesco a vedere quante persone ci sono. Ci sei soltanto tu? Perché se ci sei soltanto tu il raid è inutile che lo faccio, diciamo. Magari chiudo direttamente se ci sei solo tu. Ah, addirittura 7 persone.
Com'è possibile? Sette persone. Pensavo ci fossi solo tu. Allora inizia a preparare la chat, dai. Ah, 5 spettatori. What is that? Is that Kala? Is that me? Oh, mo mica devo cellulare a terra. Facciamo un bel raidino. Appena abbiamo l'occasione. Se Ashina si decide. Sei adesso. Aumentano sempre di più. No. Sì, va bene, agli ordini. You are me. You're angry because I'm angry. I'm sorry. Abbiamo finito? No? Ah, questa è la nuova trasformazione di Ashina. I've made mistakes. And but I can do better. Thank you. È riuscita a domare il demone dentro di lei. E diventa Super Saiyan. No, questo in realtà è Super Saiyan di secondo livello. Eccola qui. Sembra mitologia tipo Ashura. Mitologia Giappo. C'è anche Danix. Danix, se ti è simpatico. Sì, Danix, sì. Cavolo, sai, all'inizio io pensavo che tu fossi Danix. Che avevi il nick simile. Infatti io pensavo che tu. Pensavo che tu eri un maschio. Soltanto ieri ho scoperto che sei femmina. Ah, salve Danix. Come va? For now. We'll talk later. Oh, well, Torani went back to Taikrong City. I thought she. Forse adesso riusciamo a salvare. Kadir went. Right. Lip. Bautzai is back at the. No. Anche io sto bene, la ringrazio. Stiamo per fare un bel ride appena trovo un punto di salvataggio. How are you feeling? I don't know. While I was dreaming, I knew. Si vediamo un po' dopo chi c'è in linea. Especially on Sumeru. I don't know how to even. You did your. No, it's okay. You all trusted me, but I didn't. And now. We believe. Lan is, but we un. The monks predicted that. Except. Yeah. We talked about it while. We know you couldn't. But still, it's terrible. He died a war. It's strange. I think I'll realize. Ah. Hai definito di parlare? Quando parlano? Stanno sempre a parlare questi qua. Quindi non parlava di me? Non ho capito, Danix. Ah, stai parlando con Dixit. Ho capito. I knew it from the start. But will you help me? Of course. Absolutely. Allora, vediamo un po'. Allora torno nell'ombra della chat a fare il lurker. Ecco qua. Adesso se ci dà il controllo del personaggio. No, come non detto. Ah, questo è il. Questo praticamente è l'inizio del gioco. E ci siamo tornati dopo tanto tempo. Se vado dietro la trovo qualche cosa per salvare. Che la pace sia con te. Ah, prima di partire dice che devo andare di là. Cosa succede?
been so long since I visited. Angwu, Yurinomo. Cosa, Mano? I'll never really understand why you were so. There was nothing. I've made great friends. I wish I could have met Mom. But no matter what. Right. Ok, adesso. E se vado di là dove abitava il nonno? Ok, il villaggio è distrutto, non avete più le case. Ah, ecco qui, a posto. E adesso facciamo il raid, vediamo chi c'è in linea. Ci sono soltanto in linea persone che non conosco. Facciamo un raid a caso, che ne so, vediamo. Crazy Lutien, chi è? Crazy Lutien. Niente, ha staccato. Chi ha staccato? Ah, Danix. Allora, facciamo un raid. Ma questa gente non la conosco. Devo fare i raid a queste persone che non conosco. Crazy Lutien, proviamo questa qui. Ah, lascio perdere. Mi dite di lasciare perdere. Ok, allora lasciamo perdere. Danix, siccome non c'è nessuno che conosco in linea, non farò nessun raid. Chiuderò direttamente la live. Quindi vi saluto, ci becchiamo sul canale di... Che te ne fa? Ok, allora... Ci becchiamo sul canale di Dragon o di qualcun altro. Vi saluto allora. Dixit, se stasera fai la live vengo da te, vengo un po' a fare il trollino in chat. A presto, addio. Alla prossima.